in cattura la bandiera, cioè proprio la persona che deve contenere lo sfondo degli avversari, proprio nello specifico, perché molte persone sì, vabbè, dicono che si deve fare, però Esatto. non tutti, secondo me, è chiaro il ruolo di contenere lo Di spawn, perché io cosa? Di contenere lo vedo spawn? perché vedo Ah, praticamente, giustamente sì. streamando, che bene o male, quando si arriva a determinati livelli, le tattiche cominciano ad assomigliarsi un po', in tutti i team. E quindi lì cambia solo No, no, il ma teamwork e l'ultimo perché amico, è... quindi soprattutto la differenza. Quindi bene o male, Sì, molto spessamente io vedo in COD invece che c'è tanti team, tante tattiche diverse, non c'è appunto una linea comune, e quindi vedo soprattutto in cattura della bandiera, con le poche volte che ho avuto la fortuna di commentarla, che sempre tutto diverso e non tutti hanno chiaro appunto il contenimento dello spawn. sì, in pratica ti ho detto quando un team si trova a pushare la flag avversaria, molte volte è obbligato ad invadere gli spawn. E invadendo gli spawn, molte volte quella persona che rinasce, nasce in una parte della mappa che avvantaggia quel giocatore perché può correre velocemente nella flag avversaria, praticamente facendo uno sprint perché nasce molto vicino. Quindi è molto importante avere d'occhio lo spawn, perché se non hai d'occhio lo spawn, quella persona che magari poi non riesci più a trovare è in flag tua, che può bloccarti una flag, magari fare una doppia alle spalle, e poi si ribalta la situazione e quindi magari quella persona da quella doppia riesce poi a portare la flag a casa. Quindi Che ma chi è molto ha vinto importante la seconda sempre mappa? Vabbè, hanno vinto i connessionari. comunque sì, finisce sta cosa che mi sono perso cerca di studi. Quanto è finito lo score? 5, 6 a 5. Ah, quindi una bella partita. Ah, vabbè, E come stavo dicendo, soprattutto io, che poi di solito quello che l'obiettivo mio è proprio questo, che quando un team mi fa nascere vicino alla flag avversaria, io sono quello che deve sbloccare, andare in flag avversaria direttamente senza fregarmene, in modo da infrattarmi e togliere la pressione dal mio team, in modo che magari prendendo la vai a flag convertire, senza avere praticamente. l'obiettivo di portarla, ma Sì, solamente per togliere la pressione, in modo che il team assolutamente sì. avversario si focalizza su di me. Sì. No, vabbè, tutto quello che viene detto qua adesso probabilmente non è facile da interpretare per chi non ha mai Sì, il giocato. linguaggio è molto tecnico, infatti sì. Nel senso, levare la pressione uno dice, se leva la, non so, non, se, non, levare la pressione dallo spawn nostro, nel senso così la gente che sta magari in base nostra si gira perché è occupato magari a riprendere la flag loro, a proteggere, diciamo, la flag propria. Comunque, Che poi sarebbe adesso stato, per esempio, in Arabbot guardiamoci sarebbe stato questa mappa finale, nel interessante caso vincano i connessionati. vedere questa mappa per far comprendere bene il cambio di spawn, cioè giocare di spawn. Sì. Attenzione, tre morti però, un attimo se ti interrompo, la flag è stata presa dai PvP, oh mio Dio, Continua, cosa sta attenzione, sì. succedendo? No, Savi uccide Chop? Abbiamo sa... Aspetta Sì, attenzione, che abbiamo Chop Savi è che morto sta in un punto andando nevralgico della proprio alla mappa? bandiera avversaria. C'è Prodigy. Sì. Esatto, vedi, qui non hanno coperto lo spawn, vedi come ti avevo detto, non c'è stata una copertura dello spawn e quindi Compazzo. il team avversario e i Attenzione. connessionati in questo caso sono riusciti ad andare in flag Compazzo loro questa situazione, subito. che Esatto. viene Scorpion, lo killa. Attenzione. La Oh! flag. Aspetta, cosa succede? Me lo sono perso, era E rimasto niente, con ora è flag di Prodigy. stallo. Mica abbiamo Lumbast. Sì. Penso Lumbast abbia ucciso tutti e due. Sì, le ha presi da dietro. E questo è quello che succede quando non hai copertura dello spawn. Flag di stallo, Attenzione però, tutti da un, tre, due attenzione, persone che ma se coprono una viene bandiera, due killato, persone che coprono un'altra. mi ammazzo. No, È difficile. è È difficile, impossibile uno. che Scorpion riuscisse a recuperare la flag, era 1 contro 4, comunque non è stato neanche. Ormai, ora la partita diventa un po' monotona, questo è quello che non deve succedere in CTF, perché praticamente qua io penso che solo la Attenzione, fortuna potrà abbiamo far Chop tornare la flag a un Lumbast, team, abbiamo perché Chop e comunque Tick, quando vabbè. nascono sempre vicino alla Sì, flag. però sono spawnati gli Chop è avversari. vicino, però Chop è vicino, però è sempre coperto. Te l'ho detto, Sì, abbiamo. vedi. Esatto. Ora succederà anche dall'altro side, Abbiamo magari ora Scorpion. pushano fuori i connessionati. Esatto.
Sì, esatto, esatto. Proprio un 3 kill di fila? Niente, niente. In questo caso penso che la scelta giusta sia quella di giocare per le Scorstrix. Sì, indubbiamente. Perché solo quelli ora possono magari fare 3-4 morti e se tornarle. Fossi Scorpion io in questo momento rimarrei vicino a un compagno e cercherei di lavorare insieme a un compagno e non fare quello che sta facendo e rischiare di morire senza che nessuno lo aiuti. Andiamo uno di fronte. Vediamo un attimo fronte, se riesce a fare Scorpion. Se riesce a farle la può fare. Avvicino Lumbas che però ritorna indietro. No, assolutamente, non si sono proprio... Non si sono sentiti neanche. Occhio Lumbas che l'ha visto! Infatti. Però qua adesso non sono d'accordo sulla. Dietro ancora. Esatto, non sono d'accordo su quello che stava facendo Scorpion. Doveva rendersi le scorte che doveva cercare o di andare indietro o di chiedere ai compagni di andare indietro dall'altro, a lui. Dall'altro side invece abbiamo Savi, vicino alle scorte che invece sta facendo la cosa giusta, sta aspettando. Sì. Ci ho pensato bravo. Sì, Scorpion. Sono tre down. Abbiamo tre mod, solo una flag, solo una flag. Vediamo cosa potrà fare Savi. Se muore la perde. Niente. Savi, clutch kill in questo momento. Sì, assolutamente. Devono toccare la bandiera perché se in 30 secondi non la toccano, va, ricompare di là. Chissà che Savi ne ha conoscenza, infatti è andato a riprenderla. Poi ritardo. Antimazzo che kill. Anche Chop. Attenzione, si trova di fronte Scorpio. Nulla da fare, ancora. Occhio, abbiamo Kane. Track è dietro di loro. Difende bene. È dietro di loro. Niente. Centralmente lui, basta. Questa situazione va sicuramente a favore dei connessionati, perché stanno sul side difficile. E finire 0-0 il side difficile di questa mappa in CTF è importante. Sì. Quindi io penso che è dei PMP. No, è quello di allora dei connessionati. I PMP in questo caso dovrebbero rischiare qualcosa in più. Il lato difficile, perché stanno giocando troppo difensivi. Troppo tecniche. Dai, ovviamente il lato difficile. Vediamo ancora. Sì. Sì, il lato difficile è quello dei connessionati, quindi in realtà tutta questa situazione sta giovando a favore loro, esatto. Quindi i PMP non stanno facendo nulla per non l'hanno per capito evidentemente, non hanno no, capito che no. In realtà è io fossi i PMP avrei magari rischiato di perdere la bandiera per poi prenderne un'altra sempre nei 5 minuti di questo side. Di fare qualcosa, di dire di andare su Lumbas che si troverà qualche giocatore infatti di fronte. Prodigy infatti eccolo. La vedo dura con lo Scorpion Lumbas contro la R. Niente, primo side che finisce 0-0. Beh, penso che a questo punto bisogna stare attenti su quello che possono fare i connessionati, che potrebbero prendere una bandiera e da quella bandiera prenderne altre 2-3 di fila facendo spawn kill, perché è molto facile sul side che ora giocheranno i connessionati fare spawn kill. Conquistate il... Sicuramente adesso ho i DMP trovano la forza di sì, giocare, ma sì. Di solito quando uno due mappe sotto non è che è molto... È difficile, esatto. È un fattore molto psicologico, diciamo. Se sei due mappe sotto non è che ti viene di incoraggiare i tuoi compagni, anzi ti viene più da trovare il problema, invece che intanto Scorpion sembra smentirmi subito, oddio, pensavo che c'era... Infatti però dici che poi se ne trovo un altro face to face, però lo perde con... Infatti. Ai danni di Mazzo in questo caso. Ancora Mazzo e Chop, resta solo Savi. Sì. No. Di nuovo Savi, infatti... Nessuno che sta... Quindi ora secondo me fossi stato nei primi avrei pushato il lato di blu. Tre da un lato, tre dall'altro. Per quanto riguarda le serie, però... Niente, Scorpion... Sì, è Savi, niente da fare. Savi è vicino alle spawn kill. Invece no. Tutti questi, sta avendo molte persone qua, a migliorare il fatto. Sì, penso che i connessionati siano vicino al push finale. Molto bravo, molto bravo. Sì. Scorpion qui. Mazzo è dietro di loro, che peccato. Bravo, Scorpion sta giocando benissimo. In tutte le mappe si è visto che Scorpion ha giocato bene. Sì. Round precedente, ricordiamo. Ecco, per esempio, quello che sta facendo Scorpion in questo caso, ricordiamo, è giusto, esatto. Lo devi dire più è giusto.
sta coprendo blu in modo che nessuno sì, possa uscire. C'è anche Prodigy in flag avversaria. C'è Prodigy in flag avversaria. E Track, attenzione però. Si mette in posizione nel... Track che... Forse i PMP con qualche kill riescono a farcela. No, sembra che ce n'è uno sdraiato in camion rosso, non ce n'è uno in garage, eccolo, tank. Niente. Attenzione, chiude la pressione. Attenzione a Mazzo che va... La pressione sui connessati è finita. Si fa anche forse la seconda? No, niente. Ammazza questa presa. 3-4, attenzione. Eccolo, ammazza, non c'è più nessuno. Chop. Clutch play, potrebbe essere clutch play. Oh. Chop salva la flag, questo è un clutch play. Su errore di Track, c'è da dire. Che challenge a Chop sapendo che è lì quando può provare a fare qualcos'altro, ma evidentemente non gli è venuto in mente di farlo in questo momento. Possa valere in questo caso perché aveva una ghiotta opportunità. Abbiamo Sì, soprattutto in CTF. Sì. Chop è vicino alle Skull Trick. Sì, assolutamente. Guarda Chop se puoi Mirmi. Mi sembra che se Chop sta qua riesce Chop comunque a prendere uno spawn, vedi, non vuole perdere questo lato della mappa perché sa che lasciare il blu scoperto può essere letale per loro. Appunto alla casa che è chiamata questa casa. A questa casa che è chiamata qui. Blu. Da qui è spawn kill. Attenzione, se riesce a... Attenzione, ce n'è uno solo davanti. Intanto no. Era una kill e le ha perse. Sì. Però guarda ora. Hanno lasciato il blu e i connessionati sono passati in flag loro, vedi? Sì. Ora sta tutto in mazzo. Niente, la flag... I PMP mi stupiscono e stanno 1-0. Dovrebbero aver vinto a meno di Shock, perché in un minuto possono fare due cose, o tentare di tenere la pressione in base, oppure di mandare qualcuno in flag avversario e cercare di distrarre gli avversari mentre che gli altri tre cercano di contenerli, e invece no, ho parlato troppo presto. E invece no, che Kane salva tutto un po' di coda. Non va, Savi! Wow. Savi, cosa ha fatto? Niente. E penso che sia a meno di push all'ultimo secondo penso sia chiusa qui. La partita dovrebbe essere chiusa, però comunque io sarei felice di vedere un'altra cosa. Mazzo da loro. Mazzo la possibilità di colpire. 4 morti. Ora è tutta questione di spawn. Sono spawnati bene i PMP. Hanno sbagliato di spawn. Aspetta. No, vedi, è questione di spawnerli. È finita. Vedi, come ti ho detto, molte volte per pushare sbagli gli spawn perché non puoi farne a meno, come è successo in questo caso. Direi un complimenti a Chop che sì, è riuscito veramente a lavorare bene con la R. Peccato per i connessionati che alla fine penso che sul primo side avessero avuto il vantaggio, invece... Invece no, sono stati bravissimi i PMP. Come ti ho detto, la tattica, il teamwork dei PMP che si vede, giocano da più tempo insieme, ha portato a vincere questo CTF che è comunque il teamwork per antonomasia. CTF è solo teamwork. In questo caso, quindi 1-0. Tornate alla base per nuovi ordini. Sì, infatti sono contento anche di vedere un altro point, come dicevo. Perché almeno c'è un po' più di azione. Magari CTF, come avete visto il primo side, è stato un po' noioso con le flag, tutte e due, una da una parte e una dall'altra della mappa. Niente che succede in giro, veramente... CTF a volte diventa così, purtroppo, ma... Però da... Non ci si può fare niente, non da vita che stanno le regole, ma... In una best of five si gioca una volta, quindi non è neanche così. Lo dà alla fine, anche in situazione di stallo, perché secondo me lì esce poi il teamwork. In quella fase, in quella situazione, esce davvero il teamwork. E sì, anche lì, sì. Perché devi rischiare anche, no? Quindi ti fa capire bene il team, non solo come è preparato a livello tecnico-tattico, ma anche a livello mentale. Esatto. COD è parecchio una percentuale elevata, tutta nel come ci si muove, non tanto come si affronta il frontale, diciamo è relativo, però
Certo, se si va in flag a cercare di recuperarla 1 contro 3 sicuramente non ottieni niente, invece se ci vai magari 3 contro 3 riesci con l'aiuto di un compagno a concludere qualcosa. Comunque devo dire che se i PMP non avessero cioccato, non avessero regalato la partita di 7 con il Sinatura, sarebbero in vantaggio. Loro in primo turno avevano giocato male perché giustamente erano spawnati giustamente dal lato sbagliato e se la sono giocati proprio dal lato sbagliato nel turno successivo. Sì, se la sono giocati benissimo, hanno veramente dato una lezione connessionati su come va giocato il catturare la bandiera. Io direi di partire con questa postazione che... No, Kane sta nell'altro team. Mi ha giocato, cosa fa Kane? Comunque dopo la prima vittoria dei condizionali di Sourpuint penso che questa mappa... Non lo so, io credo nel comeback. Anche quello è vero, però diciamo dai, si è visto che... I condizionali di Sourpuint magari sono una spanna sopra, ma sì. In questo momento posso immaginarmi magari nel parte di condizionali cosa si sta dicendo. Esatto, quello è una questione psicologica, il fattore psicologico è tanto importante. Olga, riprendi il discorso di Ghost che giustamente era saltata la connessione, ma soprattutto poi la domanda mia è, in queste situazioni, sapendo che hai un team che può essere più come dire, preparato di Denar Point, come va affrontato? Sai che team è più forte? Ah, ok, il discorso di Ghost mi sembra che l'avevo finito sul punto che nel quale stavo dicendo del fatto della competitività e di quanto Ghost forse non sarà competitivo con questo gioco a quanto pare. E del paradosso il motivo per il quale non sarà... Forse questo God non sarà... esatto. Non sembra. Esatto. Allora, hanno annunciato la season dell'MLG 2013-2014. Che si aprirà penso il 22 novembre a Columbus, dove giocheranno subito su Call of Duty Ghost. Poi ci sarà il COD Championship 2014 e sempre su Ghost. Però la gente che ha giocato a sto COD dice che non ha nessun riferimento competitivo che questo COD, questo Black Ops 2 ha tuttora, che sta insomma avendo che ha riscosso un grande successo e sta ancora riscuotendo parecchio. Nel senso, nonostante il gioco sia uscito da 11 mesi? 10 mesi? Ancora appassiona tantissimo, e magari non in Italia perché lo stanno scoprendo adesso, ma in generale in Europa per le persone che ci giocano dall'inizio, da quando è uscito, ancora adesso piace dopo 10 mesi magari guardare lo streaming di qualche persona. C'è Rambolone di Marzo! Preso in diretta. Sì, hanno anche Chop che è in serie. Sì. Chop alle Scorsic. Finito il discorso di Ghost, che giustamente che adesso gli italiani stanno incominciando comunque a conoscere, intanto andiamo a vedere che stanno cercando di fare il giro appunto Scorpion e compagni per rendere la postazione. La postazione dei connessionari, ma prevedo un break tra poco. Sì, se Chop si sbriga è dietro di loro. Eccolo qui. Ok, perfetto, break. Sono in vantaggio, sono indubbiamente in vantaggio, potrebbero vincerla questa partita se continuano così, perché la prima postazione erano al di sotto di 18 punti, ma poi sono riusciti a prendersi sia spawn che postazione, ora hanno un'altra volta sia spawn che postazione. Infatti così è, Mazzo e Lumbas irrompono furiosamente contro il solo Prodigy, resta solo Scorpion all'interno, lo stanno cercando e viene non killato ora proprio adesso, sì. Scorpion stava giocando bene. Scorpion c'è da dire che stava giocando bene a cercare di rimanere vivo e distratti, però si rompe la postazione e avvantaggia i connessionati che hanno uno spawn della prossima. Oh mamma mia! È importantissimo ora. Hanno perso, però c'è Kane. C'è Kane. Peccato. Però c'è da dire che Chop ha le scorte. C'è Kane, attenzione. Oddio. Kane! Oh. Il clutch, attenzione Kane! No! Ma aspettavo veramente. È molto combattuta, non
non ce l'aspettavamo in questo caso. Sì. No, assolutamente, ma quello che c'è da dire è che Chop ha sempre le scorse, Rick, che possono comunque cambiare all'improvviso un setup, un hardpoint. Beh, adesso impone alla sì, che, esatto. Impone che comunque stanno in vantaggio Chop, di ritmo. No. Sì, però Chop potrebbe rompere questa situazione, no, erano due. Questi 20 secondi sarebbero stati molto importanti. Erano in vantaggio di ritmo, però giustamente... Nell'andare sull'altra postazione però troppi secondi forse hanno cambiato. Postazione localizzata. No, magari penso che a parte essere stati lenti hanno sbagliato, perché quando sulla seconda postazione sono nati alla prossima sono ritornati alla seconda postazione e quindi hanno praticamente regalato lo spombono per la prossima ai connessionati, che poi hanno ovviamente tenuto a più tempo. Esatto, non hanno approfittato. Però a quanto pare la stessa intenzione per questa postazione, quindi forse... Chop tripla! Li ha rovinati, diciamolo. Diciamo in streaming, non mi vogliate male, ma li ha veramente distrutti. Sì. Intanto è venuta la stessa cosa alle parti opposte. Ora invece... sono stati connessionati troppo tempo. 14 secondi, vediamo infatti BMP, certo. Che già vanno all'altra postazione, sì, ruotano. Ma forse cercano di ruotare. Una, sì. una cosa per Mirmi, ma forse non è mai stato inquadrato Track, che non so neanche chi sia, non so, forse viene dalla PS3. Direi che magari dargli un po' di spazio sarebbe, usando la cappa del suo mirino, una classe un po'... Soprattutto anche precedente, assolutamente, perché poi a un certo punto stava in stile. Ok. No, perché noi non abbiamo parlato, no, infatti, perché noi non abbiamo parlato di Track mai, quindi no, magari immaginavo che, visto che non ne stavamo parlando, non lo stavi neanche inquadrando, però... Adesso... Perché stavo su di lui. Allora, vediamo un po' Lumbas cosa ha fatto, ragazzi. Andiamo proprio su Lumbas. Lumbas si destreggia. Io direi, guarda Prodigy che proprio va su Manso. Lumbas, ma chi dà le score streak? Si trova Lumbas davanti. No, mamma mia. Attenzione, contesa. Lumbas lo ammazza. Lumbas sta all'Airstorm. Sì. Comunque i BMP stanno giocando benissimo sullo spawn, ma magari non benissimo sulla postazione, ma lo spawn è sempre loro, prima o poi sulla lunga si stancheranno i connessioni, prima o poi sbaglieranno loro. Sì, i BMP vanno a prendere che... Scorpion, mamma mia, proprio sul mazzo. Ah, ne arriva un altro, sì. Che kill. Un altro, non lo aiutano, però guardi, vedete, non hanno aiutato Scorpion che era in postazione con la R. No, hanno sprecato il colpo. No, peccato qua. Sì. Questo è uno dei primi errori di comunicazione. E Davide approfitta. Giro, resta solo... Attenzione, è l'unico, no. Prodigy, sono in postazione. Prodigy, addentro. Ok. 25 secondi, sta scavalcando. Perché questo hardpoint rimarrà verde. Bisognerebbe che tutti ruotassero alla prossima. Ormai la situazione è in ritardo. Sì, ma infatti li ha battuti, in rotazione, ma... Arriva il fulminante di Chop che dovrebbe ammazzarli tutti. Ma ancora male, persona. Di nuovo, 3 kill. C'è track. Ma Chop è andato proprio. Abbiamo utilizzato bene il contesa, niente. Così. Chop ancora. Bel break dei BMP che hanno con le score streak ucciso, poi l'ultimo rimasto. Soprattutto ragazzi, questa postazione potrebbe molto essere decisiva. Chop esce dalla postazione? No, Chop, perché? Sì, infatti, bella partita. Si è visto il cambiamento di attitudine dopo la vittoria. Sì, dopo questa vittoria del CTS sono sicuramente galvanizzati, stanno giocando benissimo. Prodigy ha le score streak. Da notare che i BMP hanno tutti avuto le score streak e Prodigy sta demolendo. Sta demolendo. Macchina da guerra. Da dietro Ledwich e Spot è utilizzato di solito dagli AR. Attenzione. Utilizza ancora le score streak bene. Quindi ora questo è un ottimo modo di giocare. Utilizza le score streak in modo che quelli che ammazzano sono nella prossima postazione rinascono a quella vecchia. Non ne approfitta. Mi sfida in faccia? Attenzione.
stupenda questa azione di PMP, sì, azione stupenda, perfetta. Stupenda. Complimenti anche dalla comunicazione, che penso Prodi ci abbia chiamato, che erano tutti dentro. No, no, Prodi adesso cerca di scappare, ma penso che lo spawn, no, lo spawn è sempre dei connessionati. Però le scorse che giocava sempre una grande... Sì, è probabile che non riusciranno a rompere questa postazione. L'importante è che ora i PMP non regalino scorstrick ai connessionati, sì. Perché i connessionati con le scorstrick possono fare male. No, resa track. Lumbas, infatti ha 3 kill di fila, qua... No, Lumbas. C'è Chop all'interno, vediamo cosa succede, Chop va a 3. Sì. E attenzione, Chop ancora. Mamma mia. I PMP da paura qui, hanno breccato a 20 secondi, hanno fatto bene. Chop al mio scorstrick. Oh mio Dio, questo ragazzo, fermatelo. Chop, questo ragazzo è troppo forte. Sicuramente ci fanno due delle partite più belle che abbia mai fatto. Chop ancora. Che arriva subito l'Airstorm. Addirittura da sopra. Addirittura da sopra si becca. Sono scorstri comunque. Assist, attacco fulmino. Io qui hanno una quantità di scorstri. Adesso io tirerei le scorse, tanto per sicurezza, sì, non farmi combeccare. Tirale, dai, Chop. Tirale, Chop. Chop se salva per l'ultima, ma potrebbe essere troppo tardi. Sì, potrebbe essere troppo tardi. Chop ha flancato dietro di loro, è stato chiamato. Oh, rovina la carriera di uno, non so chi era. Track, era track. No. Chop, dai. Dai, ragazza, state cioccando. Chop, devi utilizzare scorse, Rick. Ok, 16 secondi, attenzione, 16 secondi, no, ti prego, niente. Chop, non sbagliare, Prodigy ha 2 kill di fila. Uno sopra Prodigy, uno sopra verde. Chop, Prodigy ti contende, Prodigy, ah, Lumbas ti ha fregato. Guardiamo, okay, la rotazione vinta adesso. Ok, i PMP, attenzione, i PMP sono in postazione. Lumbas da solo contro tutti. Lumbas, Chop, questa kill è importantissima. Ancora Lumbas. Oh, ti prego, Chop, dai, Lumbas, Lumbas, come sempre. 33 secondi, sono pochi secondi. 180. Niente, niente. È sta... Attenzione! No. Attenzione! No, forse hanno perso! No. Hanno perso i PMP. Peccato. Chop ha dimenticato di avere. Ha dimenticato forse di avere il fulminante, non so. Oddio Prodigy! La postazione diventerà verde. Oddio Prodigy! Flash play! Prodigy ha vinto! Prodigy ha vinto! Potrebbe essere. Ha vinto un pareggio, potrebbe essere un pareggio, Prodigy ha vinto di un punto, Prodigy ha... No! Oddio, i connessionati portano a casa la partita! No, peccato, mi dispiace. Un gran comeback, Chop ha indubbiamente... Chop ha finito la partita senza utilizzare il fulminante. Non mi è piaciuto Chop, ho avuto paura di utilizzare il fulminante. Non mi è piaciuto, aveva giocato bene fino ad ora, dovevo utilizzarlo per rompere quelle in mid. Che peccato. Guardate, la scoreboard ovviamente dominata da questo ragazzo, la leggenda del live, il giocatore più forte degli ultimi 2-3 mesi, che sta avendo un grande successo tra tutti quanti. Infatti si è trovato subito un team, Lumbas, non si sa come fa a essere così forte. Questo ragazzo è venuto dalla PS3, ha trovato subito un team, si sta impegnando ogni giorno per giocare a sto gioco. C'è da dire che la sua